sono protagoniste le cucine dell'Istituto Medici di Legnago e sì, perché siamo pronte a proporvi delle altre ricette. A dire la verità, un po' saranno ricette preparate qui in cucina e alcune saranno ricette preparate in sala. Come sempre il venerdì vedremo poi le proposte di abbinamento vini a tutti i piatti che vedremo preparare qui. La mia squadra di oggi è pronta e allora partiamo da Fabio, presentiamo Claudia e concludiamo con Leonardo. Siamo pronti a farvi vedere la ricetta di oggi. Parliamo di gnocchi, Fabio. Gnocchi tricolore su fonduta di parmigiano. Tricolore. Allora, raccontiamo innanzitutto gli ingredienti che vediamo nelle nostre immagini. 400 g di patate. Sì. 100 g di fecola, 100 g di mascarpone, 20 g di purea di spinaci, 20 g di purea di barbabietola, una bustina di zafferano, 10 g di semi di papavero, 100 g di fontina. Sì. 20 g di fecola. 20 g di fecola, per la fonduta utilizziamo 160 g di latte e 80 g di parmigiano. Perfetto. Come decorazione della zucca saltata. Allora, vi abbiamo fatto vedere le tre colorazioni sotto forma appunto di ingredienti, quindi verranno degli gnocchi verdi quando aggiungeremo gli spinaci al nostro impasto, degli gnocchi rossi per quanto riguarda invece la barbabietola e degli gnocchi gialli per quanto riguarda lo zafferano. Quindi vedrete che poi l'effetto cromatico all'interno del piatto sarà molto molto carino. Iniziamo con la preparazione dell'impasto? Andiamo ad amalgamare insieme le patate, il mascarpone e i 100 g di fecola. Perfetto, patate, mascarpone e fecola. Ok, seconda fase, Fabio, cosa dobbiamo fare? Adesso andiamo a dividere l'impasto ottenuto in tre parti uguali. Perfetto, quindi procediamo. Come si chiama quell'attrezzo? Spatola. Spatola. È anche raschia. Semplice. Raschia, ok, perfetto. Dividiamo e poi che cosa facciamo? Adesso in una parte dell'impasto andiamo a aggiungere lo zafferano e il semi di papavero. Sì. Nelle altre due andiamo ad aggiungere 20 g di fecola e 20 g di purea di spinaci. Sì. E nell'ultima 20 g di purea di barbabietola e 20 g di fecola. Perfetto. Meraviglia, Fabio, allora sembrano quasi finte, lo diciamo sì. Fuori onda, ma sono veramente colorazioni 100% naturali. Sì. Come si procede? Adesso andiamo a tagliare i gnocchi all'incirca un 20 grammi cada uno. Ok, allora facci vedere ad occhio quanto sono circa 20 grammi, voi che avete l'occhio sicuramente più allenato del nostro, quindi bei gnocconi. Sì, che adesso andiamo a farcire. Passiamo al prossimo passaggio, ed è un gioco di parole, ma prepariamo la fonduta. La fonduta, andiamo a versare il latte. Sì. Portiamo a ebollizione e dopo aggiungiamo il formaggio grana grattugiato e andiamo a mescolare. Vai Claudia, caliamo gli gnocchi. Attenzione che è l'acqua scotta ovviamente, bolle. Qui c'è la fonduta che ha un profumo meraviglioso. Quanti minuti devono cuocere, Fabio? 3-4 minuti. Pochissimo, quindi vedrete, vengono a galla anche se hanno un formaggio. Sì. Siamo pronti ad impiattare, i nostri gnocchi sono stati cotti pochissimi minuti, adesso vediamo come procediamo con la presentazione del nostro primo mistolino, fondo di fonduta, vi abbiamo detto come l'abbiamo preparata, quindi semplicemente latte parmigiano, mossa dello chef. E la porzione, Fabio, cosa comprende? Due gnocchi per colore, perfetto. E
via, procediamo con la decorazione perché ormai siamo veramente alla fase finale della preparazione del nostro piatto. Quindi verde, giallo, fucsia, arancione, panna e arancione. Ed eccolo qui il nostro piatto terminato, questo gnocco tricolore con fonduta di parmigiano. Grazie alla mia squadra di oggi, grazie ancora alle cucine dell'Istituto Medici, noi ci ritroviamo domani sempre per una nuova ricetta.